In questo video andremo a parlare dei raggi infrarossi. Al giorno d'oggi i raggi infrarossi vengono utilizzati per un sacco di cose che svolgiamo quotidianamente o comunque per un sacco di cose che ci circondano. Un esempio banale che potrei fare è il telecomando della televisione, che funziona solo ed esclusivamente grazie all'utilizzo di questi ultimi. Inoltre, ogni corpo che abbia una temperatura che sia sopra lo zero assoluto, emette una determinata quantità di radiazioni, di raggi infrarossi. E ovviamente più alta la temperatura e maggiori saranno i raggi emessi. Inoltre, questi raggi infrarossi hanno un sacco di benefici per il corpo, vengono utilizzati per questo da anni in campo medico, estetico e terapeutico. Non solo, vengono anche utilizzati per trattamenti dimagranti e rigeneranti cellulari. Vediamo però adesso meglio cosa sono i raggi infrarossi e in cosa vengono utilizzati. L'infrarosso, noto anche come radiazione infrarossa, è un tipo di radiazione magnetica caratterizzata da lunghezze d'onde comprese tra 0,78 micron e 1000 micron. Questi valori possono essere sia maggiori alla luce rossa visibile sia inferiori alle microonde. Lo spettro magnetico, cioè la lunghezza d'onda, è diviso in tre regioni: il vicino infrarosso, il medio infrarosso e il lontano infrarosso. Il vicino infrarosso, compreso tra 0,78 micron e 2,5 micron, cioè il limite di luce visibile, il medio infrarosso, cioè la lunghezza d'onda, compresa tra 2,5 micron e 50 micron, e il lontano infrarosso, compreso tra 50 micron e 1000 micron, e colloca la radiazione infrarossa fuori dalle bande. Ogni oggetto con una temperatura superiore allo zero assoluto emette radiazioni elettromagnetiche. La radiazione infrarossi è principalmente la radiazione emessa da tutti gli oggetti con una temperatura superiore allo zero assoluto. Circa il 50% della radiazione solare entra in questa regione spettrale. Nella spettrofotometria a infrarossi, i prismi e le lenti degli strumenti utilizzati non possono essere di in vetro, in quanto la trasparenza del vetro è limitata alla radiazione elettromagnetica, con lunghezza d'onda che varia tra i 0,3 micrometri e gli 1,0 micrometri. Il quarzo è più popolare del vetro, ma il vetro non è molto dispersivo in questa gamma spettrale. Inoltre, i raggi infrarossi sono usati negli apparecchi di visione notturna, nei telecomandi, negli smartphone e nei computer, negli apparecchi che utilizzano i pompieri in ambienti ricchi di fumo e nella spettrofotometria a raggi infrarossi. Però possono essere impiegati anche nelle terapie, poiché il calore infrarosso aiuta a ridurre in vita lunga il dolore muscolare. Queste terapie che utilizzano i raggi IR per appunto alleviare le lesioni vengono chiamate infrarosso terapie.